Alessia ora soffre tantissimo. Nelle relazioni della psicologa è scritto che le manca Diana. Solo adesso capisce che cosa ha fatto. L'unico conforto viene dai regali che tanti le inviano in carcere. Le arrivano persino soldi. Questa solidarietà la sta aiutando. Così ha dichiarato Alessia Pontenani, avvocato di Alessia Pifferi, in vista della prossima udienza del processo in cui la donna è imputata per l'omicidio della figlia di 18 mesi. Pifferi è detenuta a San Vittore da oltre un anno. È un reato atroce quello di cui è accusata. Lasciò morire di fame e sete la piccola Diana, abbandonata a casa da sola per un'intera settimana, dal 14 al 20 luglio 2022, senza cibo, senza acqua e con la temperatura che superava i 40 gradi. Mentre Diana lottava per la vita, la madre era con il suo compagno nella bergamasca. Durante gli interrogatori e le udienze, la Pifferi ha affermato che quella non era la prima volta che lasciava Diana da sola. Aveva già compiuto un gesto simile in passato, ma solo per il fine settimana, e la bambina era sopravvissuta. Dopo la decisione della Corte d'Assise di Milano di ordinare una perizia psichiatrica per la donna, il suo avvocato sta cercando di delineare lo stato mentale e psicologico della madre accusata di omicidio. Ecco quanto ha dichiarato Alessia Pontenani. Sta bene in carcere perché è coccolata. Il pubblico ministero, quando si è opposto alla perizia psichiatrica, ha sostenuto che la mia assistita starebbe fingendo. Starebbe tentando di scaricare la responsabilità di quanto accaduto su altri. In realtà sta solo compiendo un percorso di consapevolezza nel quale il carcere sta giocando un ruolo fondamentale. Qui infatti si sente tutelata e sente il calore umano di quanti le inviano doni e soldi. Nessuno prima le aveva dimostrato tante attenzioni e infatti lei elemosinava amore. Queste parole nascondono un'accusa diretta alla madre della Pifferi, Maria Assandri, e alla sorella Viviana, che sembrano aver abbandonato la donna mentre cresceva da sola una bambina. Entrambe però respingono queste accuse e si sono costituite parte civile per difendersi. Ribattono. Non le è mancato mai nulla. Noi ci offrivamo di aiutarla a tenere Diana, ma lei rifiutava l'aiuto. Per noi Alessia ora finge. Ha compreso benissimo il male che ha fatto. La signora Maria lo aveva detto anche in aula. Non le ho mai abbandonate, anche economicamente, e quando avevano bisogno c'ero sempre. Diana era un amore, ma quei giorni sentivo Alessia strana e fredda. Quando le ho chiesto di farmi salutare Diana in videochiamata, mi ha detto che la bimba stava dormendo. In realtà non era con lei. Mi ha mandato l'ultimo messaggio la mattina del 20 luglio, giorno del ritrovamento del cadavere. Mi ha scritto che stavano rientrando a Milano e che Diana si lamentava perché stava mettendo i dentini. Mi ha detto solo bugie. Bugie che anche la soccorritrice del 118 ha dovuto affrontare quando è giunta in casa la mattina del 20 luglio e ha trovato Diana senza vita. La donna ha testimoniato che la Pifferi iniziò a parlare della babysitter, Jasmine, cercando di scaricare su di lei la responsabilità di quanto accaduto. La soccorritrice ha scoperto che si trattava di menzogne. Ho tentato di chiamare questa ragazza, ma ho scoperto che nella sua rubrica non esisteva alcuna babysitter di nome Jasmine, così come non esistevano le chiamate e le videochiamate che diceva di aver fatto fino al giorno prima per accertarsi delle buone condizioni della figlioletta. Il dubbio persiste. Alessia è affetta da disturbi mentali o è una lucida assassina?